Rieccoci, abbiamo lasciato i discepoli di Emmaus con questo ospite che arriva a casa loro. È molto interessante quel momento. E vi dicevo prima, siccome chiudevo spesso 5-6 volte, dico chiudo, 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 volevo chiudere con questa, ma anche una buona apertura. Stavo proprio leggendo un libretto, anche in vista di questo incontro, pur non essendo il tema, il guaritore ferito di Henry Nouwen. E in questo libretto lui parla ai ministri, al ministro sacerdotale, in una società ferita, in una comunità ferita, rivolta a persone ferite. E la persona stessa è ferita, quindi in questa situazione dove uno può vedersi da un lato come un cieco che guida un cieco, oppure può vedersi in un'altra ottica, che noi con le nostre ferite a volte guariamo, cioè la nostra ferita può diventare un'occasione, se impariamo l'arte di viverla, un'occasione per trasmettere qualcosa a qualcun altro. Io personalmente, nel mio ministero che vivo tante volte, ho azzeccato la parola, oltre che alla grazia del Signore che sa toccare tutti anche con la mula di Balaam, come dico spesso, tocca gli altri tramite la nostra biografia, tramite le nostre ferite. Cioè il Cristo viene riconosciuto dopo la sua risurrezione non per una luce abbagliante, ma per le ferite. A maggior ragione noi che in questa storia, con quello che abbiamo vissuto, con quello che abbiamo patito, che patiamo, riusciamo a compatire e a portare la forza della passione di Cristo. Quindi in quel libro, in qualche modo, almeno nella mia lettura del libro, ho trovato questo filo iniziale che apre la questione, che è una tentazione. Abbiamo parlato di due tentazioni della lettura stamattina. A volte abbiamo una tentazione della lettura della nostra vita. Finché non ho raggiunto, non comunico. E con questo ritmo passi la vita ancora prima di iniziare a comunicare. No, tu inizia a comunicare e questa comunicazione ti guarisce. A volte fasci le tue ferite aiutando gli altri. Ecco, qui inizio con un'altra storia rabbinica che racconta sempre di un discepolo che va dal suo maestro e gli chiede: ma quando arriva il Messia? E questo le dice: ma il Messia c'è già, è lì tra i poveri nella piazza del paese. E va lì e guarda tra i poveri e chiede: ma il Messia qual è? E dice: quello là. E va lì e gli dice: ma tu sei il Messia? Sì, sono il Messia. E cosa fai? Dice: fascio le mie ferite una alla volta, di modo che se qualcuno ha bisogno di me, posso alzarmi subito a soccorrerlo senza preoccuparmi troppo per le mie ferite. Ecco, la storia poi continua, ma già questa parte della storia è interessante. Cioè, stiamo ragionando sul Messia, naturalmente in un'ottica di un popolo che lo sta ancora attendendo. Ma è un Messia ferito che è pronto, disposto a guarire. In questa sua disposizione a rivolgersi agli altri è Salvatore. Non so se rendo l'idea, cioè è una visione veramente complessa, non vi sto trasmettendo un'idea teologica, ma è interessante. E questo è detto di un Messia che naturalmente per l'ebraismo non è arrivato e non è questo il Messia, ma per trasmetterti un'attitudine. Uno stile messianico, uno stile missionario. Se rimani ripiegato, se rimani chiuso nella tua ferita, non riesci a guarirla e non riesci a cogliere la grazia che passa tramite le tue fessure. Mentre, come dice un mistico musulmano del XII secolo, guarda la tua ferita, è da lì che entra la luce. Quindi queste nostre povertà non sono dannazione, sono anche spazio dove passa la grazia di Dio. Parlo di questo e già vi do un ambito di applicazione, non solo nella tua vita personale, nella vita di una radio. Questa povertà, questa semplicità dei mezzi è un'occasione di grazia. Quindi
Perché una cosa istituzionalizzata forse non trasmette quanto trasmette una cosa povera. E proprio in questi giorni mi è arrivato un messaggio da una persona che vive un contrasto nel rapporto Cristo e Chiesa intesa come istituzione, come pompa magna. E lei mi diceva, questa persona, cioè io sono attratto da Cristo. Ma la Chiesa in qualche modo mi trasmette un'altra immagine di questo Cristo alla mano. Come vivere questo equilibrio? Per cui penso che realtà sgombre di molte strutture, realtà che vivono il carisma, realtà come il Giovanni che corre verso la tomba e in qualche modo precede Cristo, precede, pardon, Pietro. È interessante, è profetico. Però un Giovanni che corre tralasciando Pietro non è il Giovanni che Cristo vuole incontrare. E penso che il secondo momento di questa meditazione verte su questo, verte proprio sul collocamento dell'annuncio dei discepoli di Emmaus. Quindi li abbiamo lasciato in questo momento nodale dell'ospitalità che costituisce il punto di svolta. E qui vi posso dire così sommariamente. Come è suddiviso il testo? Il testo inizia con una fuga da Gerusalemme e finisce con un ritorno a Gerusalemme. Inizia con la tristezza e finisce con la gioia. Inizia con la constatazione, l'abbiamo visto morire, e finisce con l'affermazione, Cristo è davvero risorto ed è la comunità che glielo dice. Inizia con due che parlano tra di loro ma sono tristi, e passa con due che parlano tra di loro felici e dicono: non ci ardeva forse il cuore mentre ci parlava? Inizia con due che non lo riconoscono e finisce con due che allo spezzare il pane lo riconoscono. Quindi c'è una struttura di parallelismo che viene scagionata dal momento dell'ospitalità. Loro ospitano lui. Ma poi cosa succede? Dentro quella casa chi diventa il padrone? Prende il pane, lo spezza. Chi spezza il pane in una casa solitamente? Il padrone, no? Dice: mangia, sentiti a casa tua. Ecco, loro lo ospitano, ma lui diventa l'ospite e diventa l'ostia. In alcune lingue la parola ostia e ospite è la stessa, ad esempio in francese. È molto interessante questo, l'ostia, l'ospite, e in italiano la parola ospite allo stesso tempo, l'ospitato e l'ospitante. Ed è questo il momento clou, il momento clou. Cos'è ospitare per una radio? Ospitare è cogliere i gemiti del mondo, sentire a volte quello che l'altro non sente di se stesso, perché le più grandi ferite sono quelle a cui non sappiamo dare un nome. La samaritana, se chiedevi alla samaritana: donna, cosa vuoi dalla vita? Voglio un marito che mi ama. Ed era al quinto. E quello con cui stava non è suo marito. Perché? Perché voleva da un finito l'infinito. Allora cosa fa Gesù? Le fa l'interprete dei suoi desideri, di quello che vuole lei. Perché non sempre sappiamo quello che vogliamo. Siamo divoratori di emozioni e parlavo di questo strumento come tanti altri strumenti, come una radio. Sono fatte lì per metterci in comunione. Poi distanziano i vicini e ravvicinano i pseudo lontani. E lì qualcuno deve profetizzare su questo. Deve dirti: ma tu lo cerchi perché hai bisogno di comunione. Quando la comunione ce l'hai sotto il naso, non ti serve. Se non crea comunione ma la ostacola, tutte quelle sono emozioni, sono come dire, riso soffiato, sono cose idrogenate, non ti nutrono, sono pozzi d'acqua che non tengono acqua. Quindi impara a cogliere i tuoi veri desideri. Allora l'evangelizzazione non è soltanto iniziazione al mistero di Dio. È iniziazione al mistero dell'uomo. E questo, quell'uomo, quel forestiero, cammina come forestiero per farli conoscere se stessi, perché loro non sapevano quello che stavano vivendo. Cosa succede però? E qui
quando ho studiato teologia, uno dei nostri docenti, spezzandoci questo testo, ci diede tre momenti di incontro con Cristo per oggi. Cioè, praticamente ci diceva che questo testo Luca l'ha scritto per le persone che non hanno avuto un incontro immediato con Cristo. Quindi la generazione degli apostoli e la generazione dei discepoli degli apostoli. Cioè, pensate, un Sant'Ippolito o un Sant'Ireneo raccontavano delle prediche di San Giovanni. Pensate che cosa stupenda. Io avrei voluto vivere in quei tempi. Sentire Giovanni parlare di Gesù. Giovanni che poggia la testa sul cuore di Cristo. Ma chi non ha vissuto né con Cristo né con gli apostoli? Come fa l'incontro con Cristo? E questa è la domanda del testo dei discepoli di Emmaus. E il testo, ci diceva quel nostro docente, presenta tre strumenti per incontrarlo. Io sono arrivato a cinque poi, quindi partiamo dai tre che ci presenta questo teologo. Il primo, lo spezzare il pane. Lo riconobbero allo spezzare il pane. Che secondo me questo momento include già due. L'Eucaristia è il sacramento, ma cos'è lo spezzare il pane? È la caritas di cui parlavi, quindi l'amore, l'esperienza dell'amore che si fa dono. Poi però cosa fanno questi ragazzi? Si alzano e vanno verso Gerusalemme, quindi c'è un cammino, c'è un cambio di rotta, e la parola conversione non è altro che cambio di rotta. Teshuva, in ebraico, è cambio di rotta. Tu stai andando lontano da Gerusalemme? Vuoi incontrare Cristo? Non fermarti a leggere, a raccogliere emozioni. Cambia rotta. Perché se non sperimenti nella tua carne, è una delle tante idee che ti passano per la mente e poi finiscono lì. Anzi, se non la coltivi, dopo un po' dici, vabbè, sono belle parole, come le belle parole di Osho, come le belle parole dei Beatles, ma qualche versetto dei Beatles. Quindi un giorno metti uno status, non sono io che vivo, ma Cristo vive in me. E il giorno dopo metti Imagine a world without religion. Quindi tutto fa brodo. Se non lasci che questa vita ti attraversa, Non fa niente, cioè non trasforma niente. Anzi, poi ti abitui, fai la pelle, fai gli anticorpi. Quindi abbiamo detto l'Eucaristia, il cammino verso la comunità apostolica. Cosa fanno? Vanno? E cosa succede quando vanno dagli apostoli? Qualcuno se lo ricorda? Sì, gli dicono che Gesù è risorto, le donne hanno visto che la tomba è vuota. Ma chi lo dice? Lo dice gli apostoli stessi. Bravissima! Uno si aspetta che questi arrivino. Ah, abbiamo ragazzi, abbiamo fatto un'esperienza! No, arrivano e trovano la conferma nella comunità apostolica. Quello che hai vissuto, lo trovi vissuto nella Chiesa. Lo trovi confermato nella Chiesa. E questa è una cosa bellissima. Quindi l'Eucaristia è la comunità apostolica. Però c'è un elemento che forse passa non inosservato. Non abbiamo sentito il cuore che arde? Penso che sia questo il cuore che parla all'uomo contemporaneo. L'uomo contemporaneo ce l'ha un po' con la Chiesa. Poi gli parli di sacramenti, di Eucaristia, ha bisogno di iniziazione, e non solo l'uomo contemporaneo. Nell'antichità, pensate con me a San Giovanni in Laterano, cosa abbiamo? La basilica, e poi accanto c'è una cosa rotonda, cos'è? Il battistero. Cosa succedeva? C'erano due momenti della vita ecclesiale. Il battistero è la porta d'ingresso verso la Chiesa. C'è una parola che noi conosciamo grazie a una comunità, ma in realtà è una parola antica. C'erano i catecumeni, quelle persone che vengono a contatto con la fede, ma non è che partecipavano alla messa dall'inizio alla fine, no, partecipavano alla prima mensa, la mensa della parola,
e sentivano la predicazione della parola, sentivano quello che veniva chiamato mistagogia, che spezzata la parola, mista viene da mysterion, da misteri, da sacramenti, agogia, agogia è una parola che conosciamo tutti, dice, pedagogia, cos'è pedagogia? L'educazione dei bambini. Mistagogia, l'educazione ai sacramenti. Allora già nell'antichità sapevano che non è che tu porti uno in chiesa il primo giorno in cui desidera conoscere Cristo e gli dici questa è l'Eucaristia, qui c'è il corpo di Cristo, si mette lì a guardare e dice ma siete matti, hai bisogno di iniziazione, non puoi dare tutto il pacchetto insieme. Quando l'hai svezzata, non hai fatto, spero, come mia mamma che mi ha dato lo spezzatino con i fagioli. Io sono sopravvissuto. Peggio? È la buona forchetta con i giumini. Al quarto mese, spezzatino. Poi mi dicono perché sei un po' sovrappeso. C'è una educazione graduale. Quindi, all'Eucaristia abbiamo bisogno di iniziazione. Alla comunità abbiamo bisogno di iniziazione. Quando uno mi dice io ce l'ho con la Chiesa, dico cos'è la Chiesa per te? Perché io sono Chiesa. Nella mia casa c'è una piccola Chiesa. Nella casa di ogni cristiano c'è una piccola Chiesa. La Trinità è una Chiesa, perché la parola Chiesa significa comunione, significa comunità. E la Trinità è una comunione d'amore, non è il Dio solitario, come dicevamo questa mattina. Quindi cos'è la Chiesa? Hai bisogno di iniziazione. La scrittura, perché questo è il terzo elemento che diceva questo docente tirandolo fuori dal testo. Gesù prende la scrittura e la spezza, quindi non solo spezza la parola, ma spezza anche, non solo spezza il pane, ma spezza anche la parola. Anche la scrittura ha bisogno di iniziazione. Il grande John Henry Newman, il beato Newman, diceva con la scrittura se non ti prepari, entri con una domanda e esci con 500. Esistenziali o anche su alcuni testi, su alcune pratiche, su alcuni versetti strani, versetti legati a un tempo che adesso tu non capisci immediatamente. Allora qual è il punto d'ingresso? Il cuore che arde. Il cuore che arde. Il cuore che, se lo seguiamo bene, è una buona bussola. Se lo educhi, ha bisogno di educazione il cuore, perché va dove ti porta il cuore, ti può portare anche al burrone, ma se educhi il tuo cuore, se impari ad ascoltare i suoi veri e profondi desideri, arrivi a qualcosa. Arrivi a qualcosa di importante che ti permette di incanalarti sulle vie di Dio. Cos'è l'educazione del cuore e come ci coinvolge? Adesso posso parlare anche direttamente alla radio. L'educazione del cuore, pensate che i padri del deserto dicevano, se tu vuoi conoscere la volontà di Dio nella tua vita, scopri i tuoi desideri. E tu dici, questa mi piace, tutto quello che desidero è volontà di Dio? Non può essere, è troppo bello per essere vero. Cos'è allora? Scopri i tuoi desideri che spesso sono soffocati dai tuoi falsi desideri. Quindi scopri quello che desideri veramente, oltre al di là di tutto quello che gli influssi sociali, delle ideologie, di chi ti vuole vendere la felicità invece di fartela vivere, quindi te la vuole dare impacchettata, scopri lì. Per cui la vera lotta nel discernimento, lo dico spesso ai giovani e in qualche modo si riconoscono, non è capire cosa vuole Dio da me, è quasi fuori portata di mano, puoi dire, ma capire quello che vuoi realmente, quello che desideri realmente. Arrivando a quello hai già un punto di raccordo tra te e Dio. Quei due ragazzi cosa dicono? Non ci ardeva forse il cuore quando ci spezzava le scritture? Non ha toccato un punto dove nessun altro è riuscito ad arrivare?
Per cui penso che nel discernimento di un cammino, di una programmazione di una radio deve passare questo, la ricerca della vera gioia. Dove c'è vera ricerca della gioia c'è Dio, dove c'è vera ricerca della verità, sembra un gioco di parole, c'è Dio, dove c'è ospitalità vera c'è Dio, dove c'è ascolto vero c'è Dio. Penso che Stefano, o forse anche in gruppo, avete scelto questo passo, non poteva essere più azzeccato per il primo incontro, la prima convention della radio. Perché proprio lì, in questa apertura alla nostra profondità, troviamo la profondità di Dio, troviamo la profondità del cielo. Ecco, mi avvicino verso la conclusione. Abbiamo attraversato con questi discepoli l'arte di fallire, perché più o meno qualche caduta nella vita te la devi prendere. Devi saper imparare come cadere e come rialzarti. Ci siamo messi davanti allo strumentario che questo testo programmatico dona a noi, dandolo alla Chiesa, o viceversa, dandolo alla Chiesa lo dona a ognuno di noi. Eucaristia, spezzare il pane, quindi la carità, spezzare la parola, la comunità apostolica, essere all'interno della Chiesa. San Cipriano diceva: non puoi avere Dio come padre se non hai la Chiesa come madre. Questo è interessante, non è come dire, una pubblicità istituzionale. Tu non puoi vivere un vero rapporto con Dio nel tuo intimismo chiuso. Non è un Dio, è una proiezione. Dio lo vive in comunione. Dio lo incroci nel volto del fratello. E questo passo ci dice anche nel volto di un estraneo. Il Messia, come dicevo nella storia d'inizio di questo pomeriggio, il Messia lo incroci tra quei poveri come povero tra i poveri. È il cuore che arde. Chiudo, e veramente chiudo, sto imparando questa lezione, con una specie di duplice provocazione che ci invita a una sinergia tra queste due polarità. Quel libro che vi dicevo, stavo leggendo un po' per arricchire le mie idee per questo incontro, diceva: davanti a un mondo spezzato, davanti a un mondo che in qualche modo ti invita a prendere le distanze, cioè basta che aprite un telegiornale o un giornale online per vedere quanti guai ci sono del mondo e vorresti proprio rinchiuderti per evitare un mondo dove al giorno ci sono 11 stupri denunciati, quindi pensate a quanti stupri non denunciati. Un mondo dove c'è di tutto e di più, cioè se vuoi farti venire l'ansia basta che leggi un giornale 5 giorni a settimana, è una cura pro ansia. Davanti a un mondo così abbiamo due possibilità facili. Il misticismo, dice Nguyen. Vabbè, parlo della prima. Cos'è il misticismo? Inteso nel suo senso peggiorativo. Il misticismo è chiuderti in una spiritualità disincarnata. Chiuderti in un Cristo che senti solo nel tuo cuore. Io e il mio buon Gesù nel cuoricino. Ne ha parlato anche Papa Benedetto verso la fine della Spe Salvi, la sua seconda enciclica. Parlava di quel uomo che, avendo la fede come garanzia, passa per le battaglie del mondo, in mezzo alle battaglie del mondo, con una rosa in bocca. Immaginate che immagine, no? Tu cammini, tanto c'ho Gesù nel cuore e vado avanti distanziandomi da tutto. Questa è la tentazione del misticismo. Tu dici, ma la mistica è il cuore della fede, in che senso una tentazione? Aspetta. La seconda tentazione è la rivoluzione. La rivoluzione intesa come distruzione di qualsiasi paradigma, come aggressione verso qualsiasi paradigma, come ribellione, come adolescenza applicata alla vita, alla prassi della vita.
Perché sono tentazioni? Perché sono due estremi che in qualche modo si distanziano dalla sintesi cristiana. La sintesi cristiana guarda al misticismo esasperato e lo chiama involuzione, mentre la rivoluzione fatta per sé sostituisce un sistema con un sistema simile, ma con titoli diversi. Conoscete La fattoria degli animali di Orwell, no? Nella Fattoria degli animali, gli animali fanno una rivoluzione contro gli umani e li sostituiscono. Poi questi animali, rappresentati poi dai maiali, iniziano ad assumere l'attitudine dell'umano per creare questo ciclo e circolo vizioso. La rivoluzione cristiana combina mistica e rivoluzione, ma una mistica che, siccome non è chiusa nell'intimismo, ha un occhio al mondo, è incarnata. È una rivoluzione, siccome parte da principi sani, da principi grandi di ospitalità, di amore, di ascolto della parola, di apertura al forestiero, non è una rivoluzione che distrugge, ma una rivoluzione che fa fiorire. Penso che sia questa la grande sfida. Passare da Cristo, che ci è estraneo, per quanto possiamo battezzare la nostra mentalità, battezzare la nostra immagine, Cristo ci rimane estraneo, Cristo rimane sempre dinanzi a me come qualcuno di indigesto. Se mi dite che Gesù vi sta assolutamente simpatico, io dico sbagliate posto, dovete essere già sull'altare, perché Cristo è indigesto. E questo non è un insulto a Cristo, è un complimento a Cristo. Cristo mi starà sempre dinanzi e io mi incamminerò davanti a Lui e verso di Lui convertendomi. Quindi, per chiudere questo passo, rimetto dinanzi a noi un invito che ci ha fatto Giovanni Paolo II all'inizio del millennio. Fissare gli occhi su Cristo. Puntare gli occhi su Cristo. E questo è il cuore dei discepoli di Emmaus. Hanno puntato gli occhi su questo estraneo e si è fatto vedere, si è rivelato davanti a loro in tutto quello che ha lasciato nel mondo. La parola, l'Eucaristia, la Chiesa e il nostro cuore. Ecco, il nostro cuore inquieto non è dannato, perché qualcuno ha amato questo cuore, qualcuno ha amato in questo cuore. E la nostra comunicazione ha in sé una grande grazia, perché Cristo ci ha affidato il ministero dell'annuncio. Alla nostra povertà, andate in tutto il mondo, annunciate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.